Non è che voi fate i soldi e poi diventate felici, è esattamente il contrario. Oggi un video un po' particolare che non c'entra niente con tutti i video che ho fatto su questo canale, però ci tengo a farlo perché secondo me può dare un valore aggiunto a tante persone che mi seguono o che vedranno questo video. Sono appena tornato da una gita fuori porta, sono andato un compleanno vicino a casa e quando sono uscito, dato che è una bella giornata, ho scappottato la mia macchina, sono passato a prendere un amico e ci siamo fatti una foto mentre eravamo in macchina e l'ho messa su Instagram. A questa foto che ho messo nelle storie ha risposto un ragazzo che mi ha detto: Luca, ma perché invece di farci vedere i semini e la tua vita da vegano, metto qui il messaggio, non ci fai vedere la tua bella vita, la tua macchina sportiva? Dato che appunto mi aveva chiesto che macchina ho, gli ho detto che ho una Porsche. E mi ha detto: ma perché invece di farci vedere i piatti da vegano, i semini e le piantine che coltivi, non ci fai vedere la bella vita? Chissà quanti corsi di trading online venderesti in più. Potrei tranquillamente far vedere la macchina, far vedere che sto bene, che faccio una bella vita, ma non è che l'essere felici e avere una bella vita deriva dal fatto di avere qualche soldo. Purtroppo la pubblicità, la società, chiamatela come volete, ci ha abituato che la felicità è una conseguenza dei soldi. In verità non è affatto così, è esattamente l'opposto. I soldi sono una conseguenza della felicità. E il motivo per cui io non faccio vedere il mio stile di vita o non faccio vedere che ho una macchina sportiva non è perché non voglio farlo vedere o non voglio ostentare, perché comunque fa parte di me. Ma voglio evitare che le persone si avvicinino al mio lavoro perché pensano che con il mio lavoro si possano ottenere determinati risultati. Perché determinati risultati, quindi i soldi brutalmente detto, si possono ottenere con qualsiasi lavoro. Ma l'importante è che quel lavoro lo facciamo con passione. Ed è importantissimo capire questo. È la felicità che vi porta a fare i soldi. È fare qualcosa che amate che vi porta a fare i soldi. Non è che voi fate i soldi e poi diventate felici, è esattamente il contrario. E prima vi convincete di questo, prima comincerete a lavorare veramente sulla cosa importante nella vita, che è quella di cercare quella cosa che potete e riuscite a fare con passione tutti i giorni. Il segreto della felicità e di conseguenza poi anche dei soldi è trovare una cosa che amate così tanto fare che non vi pesa la mattina alzarvi perché volete fare quella cosa. È importantissimo trovare quella cosa che ci appassiona, quella cosa che vogliamo veramente fare, che poi potrebbe essere che siccome la facciamo così bene e la facciamo con così tanta passione, ci porterà anche a fare soldi. Concentratevi sul trovare la vostra passione. E chiaramente ora la domanda che magari qualcuno di voi mi potrà fare è: ma come faccio a trovare quello che mi appassiona? Perché purtroppo ci sono tante persone che non trovano così velocemente la cosa che davvero gli appassiona. E qui l'unica cosa che potete fare è provare, provare tante cose, provare tante nuove esperienze, iscrivervi brutalmente a dei corsi, un corso di qualsiasi cosa, che può essere di fotografia, di cucina. Magari non sarà né la fotografia né la cucina a diventare la vostra grande passione, ma magari a quel corso conoscerete una persona che vi farà conoscere un'altra persona che vi porterà ad avere una passione che sarà il vostro grande amore per tutta la vita. È importante sperimentare finché non trovate la vostra vera passione. Come si fa a riconoscere una vera passione? È semplicissimo, ragazzi. Trovate la cosa che aspettate tutta la settimana, aspettate il sabato mattina quando non lavorate per fare e trasformate quella in lavoro. Non ci sono scuse, non ci sono scorciatoie, quella è la cosa che vi renderà felici, prima di tutto, e già essere felici è molto di più che essere ricchi. E poi se siete anche bravi, avete anche delle doti imprenditoriali, non lo so,
dipende dal lavoro, dipende dalla cosa che farete, avrete anche l'opportunità di fare i soldi, ma non concentratevi sui soldi, perché non è quella la strada per farli. Concentratevi sul trovare quella cosa che vi piace, che vi appassiona, che vi tiene sveglio la notte. Quella è la cosa che vi porterà a fare i soldi. Non so, questo video non so nemmeno se lo pubblicherò, però sono arrivato a casa adesso, ho visto questo messaggio e ci tenevo davvero a spiegare questa cosa che io non ho capito da ragazzino. Se ho fatto qualche soldino è stato perché ho fatto qualcosa con tantissima passione e non perché ho cercato di fare i soldi. Comunque, dato che far vedere i semini, le verdurine, le cose che mangio mi appassiona, continuerò a farlo anche se tanti vorrebbero vedere la mia macchina sportiva.